Sei V? Ti stavamo aspettando. Sei il mio contatto? Qualcuno mi parlerà di questo lavoro, eh? Sono solo un intermediario. Avrai più informazioni. Presto. Voglio parlare con Brigitte. È qui? No. Il centro commerciale all'angolo. Vai alla macelleria. Chiedi di Placid. Ti darà lui i dettagli. Sorti tant qu'on l'a toujours fait. N'y pas fait aucun sens pour ces liquides. Cerco Placid. Placid. Gardez ici là. Dodo, ti, petite maman. Dodo. C'est vous-même. Continuez. Petite maman. Placid, gardez là. C'est ou pas dodo, crabe lava mangeant. Si ou pas dodo, crabe lava mangeant. Maman ou pas là, les aller dans marché. Papa ou pas là, les aller arriver. Pas dodo, crabe lava mangeant. Sei Placid? Voglio parlare col capo. Chi sa ovle? In chiesa mi hanno detto di parlare con te. Mi manda Mr. Hans. Dice che vi serve un mercenario. Non qui. Seguimi. Dove andiamo? Pacifica. Un focolaio di controversie. Tune! Funo Deo! Di qua. Tune da fila! Tu sei Pacifica! Questo è altro ancora. Benvenuta a Pacifica. Conosci bene Pacifica? Ah, non siete proprio amichevoli con quelli che vengono da fuori. Doveva essere una città se in cui i ricchi avrebbero bruciato i loro eddi. Un circolo chiuso. I corporativi gli davano soldi, loro li risputavano indietro. Tutti questi giocattoli vengono da soldi corporativi. Ora ci interessa solo il gym. Grandi Imperial Moro. Il più grosso e brutto tempio all'avidità di tutta Pacifica. Mai finito. Fino a settimana scorsa era deserto. Vuoto. E ora? Ora è diventato una tana degli Animals. Ehi, Placid! Vuoi che sta out e bailo? Ok, me pravini pita. Andiamo, non manca poco. Va giù di là. Vita Emily, nel papier.
Hai già incontrato gli Animals? Sì, qualche volta. Volete gli Animals fuori dal gym? Morti? È questo il lavoro? Saprai tutto tra poco. Non ha senso che siano qui. Nel cuore di Pacifica, senza rinforzi, isolati. È il vostro territorio. Cazzo, nemmeno gli sbirri mettono il naso qui. Cercano di provocarvi? Di farvi fare un passo falso? Non escono dal gym. Di quante persone parliamo? 30, forse più. Vinignon, parliamo qui. Siediti. Quando vedrò Brigitte? Fai il lavoro, poi vediamo. Ma che... Prima potresti dirmi che cazzo intendi fare. Hai accettato il lavoro. Fa quello che ti dico. Quindi connettiti, subito. Altrimenti? Hai altri volontari pronti? V, manca poco, ci siamo quasi, non sputtanare tutto. Merda, tanto non serve. Beh, almeno non ti riempirà di chiacchiere. Perché non mandate i vostri al gym? Non funziona così. E come funziona allora? Funziona bene il più delle volte. Il tuo sciamano di cromo è Victor? Voi li conoscete? No, non serve. Questo hardware è merda. Dovresti cambiarlo. Oh, quindi sei anche un bisturi? C'entra qualcosa? O è solo un modo per spaventarmi? Devi essere all'altezza. Devo sapere. Questo chip non ha identificativo. Cos'è? È per questo chip che sono qui. E che voglio vedere Brigitte. Non ha un'aria familiare? Perché? Dovrebbe. Come l'hai rotto? Un proiettile nel cranio. Non funziona, ecco come. Allora, vado bene per il lavoro? Possiamo procedere? La camionè. 20:35:07. 3 secondi prima, puff. Vogliamo scoprire da dove viene la camionè. Tecnologia piuttosto avanzata. Non mi sembra roba da bestioni. La sorvegliano giorno e notte. Qualunque cosa sia è importante. Batman che li abdessano coi. Femmen potla. Vuoi fare una pausa? Credo che abbiano bisogno di te. Se la caveranno. Concentrati. Qui non parliamo solo di Animals. Sono stati assoldati da qualcun altro. Da qualcuno con un furgone pieno di roba da Netrunner. È qui che entro in gioco io? Per scoprire chi? Inizia dalla camionè. Resta nascosta. Controlla solo la situazione. Ora sei in reso Ague, la nostra sottorete. A cosa serve? Attraverso Ague vedrò quello che vedi tu. Sentirò quello che senti tu. Ti guiderò nel gym. Un'altra voce nella testa, chissà che dice il bisturi. Quindi vuoi tenermi d'occhio? Bella fiducia. D'accordo. C'è altro che dovrei sapere? Cerca i nostri uomini vicino al centro commerciale. Ti diranno come entrare. Capito. Se io faccio questo, tu mi metti in contatto con Brigitte, giusto? Sei il sottile in fondo al corridoio. Scendi, i miei ti lasceranno passare. Abbiamo finito. Brigitte sa che deve incontrarmi? Oppure hai organizzato tutto da solo? Te l'ho già detto. Parlerai con il chef Fenn quando sarà il momento.
E quindi Voodoo Boys, eh? Perché? Non credete nel voodoo? Non so, chiedilo a chi ci chiama così. Cioè, voi vi chiamate in un altro modo? E non intendi dirmelo, vero? Certo. Non amate molto gli estranei, eh? Quelli come te danno nell'occhio. Dici che dovrei fare attenzione? Sagge parole. Beh, vai! Sono tutto orecchie. Sto controllando, il link che hai in testa è pulito. Così pare. Beh, mi hai trovato. Troppo lontano. Muoviti. Vuoi andare al gym o devo cercare un mercenario migliore? Sono i miei uomini, parla. Sei V? Sapete come entrare? Mi hanno detto di sì. Sì, dal garage, sul retro. Ma, shh, in silenzio, ok? È successo qualcosa di interessante? Da quando siamo qui, tutto tranquillo. Non è passato nessuno? Beh, una volta sono usciti per fare rifornimento.
arriva Baba Yaga! Ma cosa cazzo? Sì, ci sono. Vedo. La camionette. Controllala. Certo. La telecamera nel corridoio. Evitala. Ma funziona. Avevi detto che il posto era abbandonato da anni. Gli Animals l'hanno riparata. Ma chi era quello? Tu che dici? Il Netrunner che vogliamo ha cercato di entrarti. L'ice extra che ti abbiamo dato per ora sei al sicuro. Quindi, sa che sono qui. Senti un po'! Qualcuno se l'è fatta nelle mutande! Get him.
Aspettavo questo momento! Gente cerca di tagliarti fuori. Vieni qui, tesorino. Strano.
becchiamola in culo! Per la troia sta cedendo! Alle sue spalle! Ora sei mia!
Aiuto! Chi è il più forte adesso? Adesso vengo a prenderti! Adesso ci spegniamo il tuo bel faccino! Infame, sta per aprirti la faccia! Rest, recharge.
troia sta cedendo! Staniamo il topo di fogna! The new you? Come see I was live aware in GIF. Rest. Recharge. Rethink. It's buy one, get one free in Guns Galore. Boom. Ok, furgone in vista. Ok, sono al furgone. Ma il Netrunner non c'è. Vedo quello che vedi. Niente chiacchiere. Interfacciati con il furgone. Già che ci siamo, ti dispiace dirmi cosa cerchiamo? La mappa del flusso da Vidi Pacifica. Cercano l'Aquae. Chi sarebbero loro? La Netwatch. Cercano sempre di fotterci. Ok, perciò cosa devo fare? Raggiungi l'agente. Sarà facile trovarlo. Guarda la mappa. Lui è nel cinema. Torna indietro. Questa non è la tua guerra. Matt. Cosa? Placid, che c'è? Ah, siamo tagliati fuori. Il Netrunner sa che sei qui. Trovalo.
Ok. E una volta trovato, cosa faccio? Te lo dirò. La gente cerca di tagliarti fuori. C'è una saracinesca dietro la camionè. La apro. Che succede? Stai per avere compagnia, scansionala subito. È pericolosa. Deve avere un punto debole. Nessuno di loro avrebbe mai ucciso tanti del mio branco. Vieni, fatti su!
Hackeralo. Dobbiamo accedere ai suoi dati, capito? Prima dovrai far... Placid. Oh, oh. Calma. Beh, ora possiamo parlare in privato. Ho interrotto la connessione con il resto di Pacifica. Ci darà un po' di tempo. Ok, basta con le cazzate. Parla. Chi sei? Bryce Mosley, agente speciale Netwatch. Possiamo parlare? Ti aveva installato uno spettro, vero? Vedeva e sentiva tutto. Seguivi i suoi ordini. Non so quanto ti paghino i Voodoo Boys, ma noi siamo molto generosi. Credo che mi atterrò al piano. Ehi, Vi, tutto bene? Cosa è successo? Tu che dici? I Voodoo hanno giocato sporco, ti hanno fregata. Ti hanno usata come un drone kamikaze. Sarà il premio per averli aiutati. Se fosse stata la Netwatch a flatlinearmi, i Voodoo potrebbero non sapere che sono viva. Allora Placid si illuminerà come un albero di Natale nel vederti tornare. Forza, torniamo al Bettis e chiudiamo questa storia. Bastardo, spero gli piacciano le sorprese. Oh cazzo, Cavivon! Vuoi parlare con Placid? È questo che vuoi? Perché posso portarti da lui? Lo troverò. Certo, ok. Ooh.
scala da 1 a 6? Direi che siamo su un 6 fisso. Suppongo che sappiamo entrambi come andrà a finire. Della Main sente la tua mancanza. Devo spegnerti. La tua specie è stata processata. Ora... Troppo lontano. Procede di sopra. Pensavo che eri morta. Che cazzo è successo? Abbiamo perso il collegamento, non era nei piani. Vi ho visto azzerare degli agenti. E non dirmi che non sapevi cosa stava succedendo. Non puoi negare quello che ho visto. Se entri in una zona di guerra, vieni colpita. Semplice. Dovevo liberare la mia gente. Sono importanti per me. Abbiamo cercato di salvare anche te, ma Mosley era più forte del previsto. La tua gente? Chi? Brigitte e altri. La Netwatch la teneva congelata in un ice. Quindi vedi, questo lavoro di merda era nel tuo interesse. Era l'unico modo per parlare con Brigitte. Cristo. Sarebbe stato bello saperlo prima che tu mi mandassi al macello. Ah sì. Andiamo di sotto. Non finisce qui. Netwatch tornerà. Non vorrei portarla nella cripta. È una ragnon, niente di speciale. Hai visto le scansioni? Le ho viste. Soti cogna, fait tout mon soti. Tu devi essere Brigitte. Non è facile trovarti. Hai qualcosa per me? Tu sai del biochip, vero? Sì, dobbiamo controllare in che stato è. Che hai visto nelle mie scansioni? Di sicuro più di Placid. Hai riconosciuto il biochip perché lo stavi già cercando. Dobbiamo esaminarti. Se sei sopravvissuta nel gym, lo devi al chip. Vuoi rovistare nella mia testa? Non so. Comincio ad avere qualche problema a fidarmi di voi. Sei arrivata in un brutto momento. Queste sarebbero delle scuse? Avrai le tue scuse quando ci dirai quanto vuoi per il chip. Sei in buone condizioni, ovviamente. Il biochip non è in vendita. E non potete strapparmelo via. Era già in condizioni di merda prima che mi avventurassi nel gym. Perché? Non funziona? Non è quello. Il problema è che nessuno è in grado di tirarlo fuori senza uccidermi.
Visto che avete commissionato voi il furto, ho pensato che poteste aiutarmi. Come fai a saperlo? Come ci hai trovato? Senti, potete aiutarmi o no? Sì, certo, ma non qui. Andiamo nella cripta. Lì ci darai accesso al chip. Quando avremo i dati che ci servono, vedremo di aiutarti. Allora, dopo di te.